insieme a Francesco. E niente, noi cominciamo la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo come ogni giovedì dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi c'è una novità perché io sono arrivato non più con le tonnellate di roba, le tonnellate di roba si sono trasformate in chili, e visto che mi sporto praticamente tutti i documenti in computer. Però dal momento che non sono in grado di usarlo benissimo questo computer, naturalmente succede che ho il computer davanti con tutti i materiali, i lavori che ho fatto e che sono oggetti di trasmissione, sempre stati oggetti di trasmissioni. Però nello stesso tempo ho anche qui 6-7 contenitori di rassegna stampa di dati che chiaramente fanno un intrigo che non finisce più. E niente, imparerò a fare del mio meglio, eccetera. E dunque, io prima lascio la parola a Francesco. Francesco voleva iniziare con un discorso tempo, abbastanza perciò importante. Io volevo dire un paio di cosette. Allora, la prima cosa che io volevo dire è praticamente questa. Intanto abbiamo fatto il calendario dei dibattiti. Dibattiti che terremo... Sì. I dibattiti li abbiamo già programmati per gennaio, febbraio, esatto. A marzo ci sarà l'equinozio, poi c'è la cena del musso, quest'anno appunto Pasqua, perciò il venerdì santo cade un po' alto, invece cadere basso, perciò c'era un po' di accavallamento fra le cose. Sì, dunque praticamente cosa succede? Succede che abbiamo un dibattito che terremo sabato 29 gennaio, continueremo il discorso sull'arte dell'agguato, e un altro dibattito lo terremo invece il giorno 26 febbraio, e naturalmente entriamo nel mondo sociale, entreremo nello scetticismo, in pratica come si affronta il mondo sociale. Allora, praticamente il 29 gennaio e il 26 febbraio terremo i dibattiti sul Crogiolo Stragone. Mentre invece a marzo non facciamo i dibattiti, terremo il rito dell'equinozio di primavera. Esatto. Il giorno 19, sabato 19 marzo. E ci sarà la cena del musso il 25 marzo, che è venerdì santo per i cristiani, che ci troviamo appunto a fare la cena del musso. Logicamente quest'anno introdurremo la variante che chi non mangia carne di musso gli faremo le dispense scritte, proprio saranno dispensati, saranno giustificati da non mangiare carne di musso, perché la cosa è importante. E appunto il 25, che per chi vorrà, anche perché sono due in una settimana, due eventi, chi vorrà appunto potrà fare il rito e chi vorrà potrà fare la cena del musso. Insomma, la cena del musso la faremo sempre nel Bassanese, e ci sarà comunque occasione di parlarne, perché appunto tempo ne abbiamo davanti fino a marzo. Allora, io questi qua sono gli appuntamenti che noi facciamo per i prossimi mesi. Naturalmente c'è una scadenza che per me è centrale, della scadenza più grossa che ci sia, ed è il congresso del VCR di giugno, all'inizio di giugno, per cui chiaramente molte forze saranno impiegate per preparare le relazioni. Io so che Manuela sta facendo una relazione anche abbastanza importante, cioè sta scrivendo. Io penso che farò una relazione breve, e dopo spero che qualche altro persona che si faccia una piccola relazione, insomma, sul paganesimo, sui temi del congresso. E naturalmente c'è da sistemare tutta la nostra situazione all'interno del VCR, e comunque anche questo ormai è in atto, abbiamo dato via anche al processo di sistemazione. C'è un'altra cosa da fare, c'è la federazione pagana, ci sono le quote, ci sono le quote! Io farò il solito versamento, però cioè, non è che i soldi servono, però potrebbero essere sempre una riserva, specialmente per persone che hanno necessità e che vogliono venire in Belgio. E poi c'è sempre anche l'accumulo di quei pochi soldi, che comunque servono anche per il progetto dell'altare pagano, perché non è che è stato abbandonato, sì, esatto. siamo pieni di robe fin sopra la testa. Un'ultima cosa, Francesco, posso dire? Allora, noi c'è stato all'inizio di questa primavera una ragazza che è venuta ad assistere a un dibattito e doveva preparare una specie di tesi che doveva portare avanti. Doveva fare un sito internet, dopodiché non abbiamo più sentito niente. È successo che il sito internet
è successo che il sito internet in questi giorni è stato fatto. Pertanto il sito è a cura dell'università di Urbino. Praticamente l'università di Urbino ha pubblicato praticamente questa tesi di questa persona, e questa tesi è diventata un sito. Il sito naturalmente riguarda l'intero paganesimo, però il problema è che riguarda la sua ricerca a livello nazionale che ha fatto sul paganesimo. È successo questo, che ha trovato la Federazione Pagana Veneta e non ha trovato altro. Cioè, ha trovato sì dei tradizionalisti, dei Vic, ma in maniera assolutamente periferica e assolutamente secondaria rispetto all'insieme. In pratica l'intero paganesimo italiano è rappresentato dalla Federazione Pagana. Non è che ci sono sicuramente centinaia e centinaia di altri pagani, però la Federazione Pagana ormai è il punto centrale di quello che è il paganesimo in Italia. E in questo sito che ha fatto ha messo tutta una serie di foto, sono qua Francesco, se non le ha viste. Ho fatto tempo di vederne anche internet. Ci sono una serie di foto, fra cui io alla conferenza di Treviso, io passaggio del fuoco, cioè noi stiamo trasmettendo a Radio Gamma, ci siamo noi durante una conferenza dibattito qui, e più, oltre alle varie cose, c'è anche il videoclip, c'è l'intero videoclip, che dovrei avercelo in computer, però non riesco ad aprirlo così, dovrei aprirlo con la voce, con un altro. E il videoclip dell'intervista, cioè praticamente, e l'intervista spiega la stella a 5 punte, per cui non hanno nessuna scusa nessuno per dirci che questa stella è o non è. Questo è il sito che ha fatto, e naturalmente è un sito abbastanza importante, nel senso che il sito è fatto a cura dell'Università di Urbino, per cui è comunque uno studio abbastanza... giornalismo. Esatto, è uno studio abbastanza importante che comunque resta in internet, resta la visione di quello che facciamo. Beh, chiaramente a un certo punto esistono anche delle ricerche su di noi, è chiaro che... se le ricerche viene a fare la polizia non gliene frega niente di dire che siamo dei bravi ragazzi, è sicuramente questo, e neanche al giornalista del giornale gli frega niente di dire che siamo dei bravi ragazzi, però tutto sommato escono tutta una serie di ricerche, escono tutta una serie di dati che ci permettono di far valere quello che noi stiamo facendo e quello che noi stiamo dicendo. Francesco, qui ho le fotografie, se vuoi dopo te le faccio vedere. Magari dopo andrò forse a vedere che su internet rilanciare una notizia. È un fatto importante, sai che una facoltà in cui si formano i giornalisti cominciano a imparare e andare ad approfondire direttamente con le persone e non tramite i soliti esperti, cioè nel senso che finalmente anche chi deve fare informazione, deve avere preparare le persone alle notizie, comincia ad attingere le fonti originali e di conseguenza i presunti esperti o i ciarlatani o i buffoni vengono completamente scartati. E logicamente l'impostazione della ricerca su alcune tematiche, io avevo parlato anche a lungo con la giornalista, lei aveva scelto, lei praticamente ha citato la Federazione Pagana, ha citato appunto l'MTR e ha citato il Pagan Pride. Esatto. E per quanto riguarda appunto la Federazione Pagana, beh, voi ci conoscete, penso che non dovremmo spendere nessuna parola per altro presentarsi ulteriormente. Trovo interessante il discorso del Pagan Pride, perché il Pagan Pride rimane un evento ben organizzato, un evento importante, tenendo conto che io conosco personalmente gli organizzatori, chi organizza la cosa, so che sono persone che hanno anche una qualificazione culturale ed esistenziale e una visione religiosa veramente importante e corretta, perciò è giusto che un'organizzazione del genere, ricordiamo che il Pagan Pride è stato anche da altri giornalisti, tipo quelli di avvenimenti, è stato trattato in maniera, a dire, indecorosa, indegna e poco, attribuendogli collocazioni politiche che il Pagan Pride non ha mai avuto e mai avrà, attribuendogli vicinanze culturali che il Pagan Pride non ha mai cercato e non ha mai dichiarato di avere, e di conseguenza lì era un giornalista o un giornale che voleva accreditare, portare avanti e attribuire un qualcosa di particolare. A me è sembrato curioso, gli ho detto anche al giornalista, che andasse a citare come movimento pagano l'MTR quando loro stessi hanno una collocazione
politica assurda, e questo è chiaro. Hanno una visione religiosa che non esiste, hanno una reticenza, una vergogna a dichiararsi pagani, hanno difficoltà a parlare di aspetti religiosi, e che io gli ho detto, vabbè, è un movimento culturale marginale, secondario, che però io non collocherei nell'ambito del paganesimo italiano, lo andrei a collocare, come lui si dichiara stesso, all'interno di un'ottica politica che è lontanissima, anni luce, dal paganesimo. Beh, abbiamo avuto un esperimento di uno di tradizionalisti che si è presentato in forum Vucer e ci ha messo 3 mail per tra virgolette, usiamo questo termine, per sputtanarsi, diciamo così, cioè per dimostrare che aveva delle intenzioni diverse da quelle che erano quelle religiose, insomma. Sì, immediatamente ha buttato un po' di fumo negli occhi, ma dopo si è accorto immediatamente e ciò che era la situazione, insomma. Poi questo qua è un'incrostazione che col tempo si spera di togliere, o che, poi tra l'altro, data non dico il problema della consistenza numerica, ma della consistenza culturale, cioè nel senso, e della vergogna, del ritegno, del pudore, chiamiamoli così, a essere buoni, che hanno dell'usare del termine religioso e il termine paganesimo, sarà una realtà che sicuramente sparirà e rientrerà in un'ottica diversa da quella appunto di mescolare col paganesimo. Il fatto che poi tra l'altro la giornalista sia incentrata sul Pagan Pride e sulla Federazione Pagana dà anche la dimostrazione di chi è capace di rappresentare un paganesimo religioso e di chi effettivamente si impegna anche verso l'esterno a realizzare questo, perché ricordiamo che i nostri rituali come Federazione Pagana sono sempre stati pubblicati su internet, sono stati annunciati prima, annunciati dopo e documentati sempre. Gli amici del Pagan Pride fanno la stessa cosa, nel senso che fanno un rituale in una villa che è un parco pubblico di Roma, e questo qua dà anche una buona visione delle cose, anche appunto perché la loro intenzione è proprio quella di presentarsi come pagani. E questo, il fatto che poi dei giornalisti, una facoltà di giornalismo, cominci ad elencare, a far vedere, a far conoscere chi sono i pagani, dà delle buone speranze anche per il futuro, affinché nel futuro l'informazione sul discorso di una visione religiosa alternativa sia più presente. E c'è anche questo da dire, che ormai molte trasmissioni televisive e anche molte pagine culturali dei vari ricordo grandi che quotidiani. Domani sera 23:50 Rai 3 fa Una Notte con Zeus. Sì, non sappiamo esattamente che qualità sia di programma, però alle 23:50 alle 23:50 domani sera la Rai ha questa programmazione che credo che sia puntate, cioè vada avanti per più puntate. E questo dimostra che sta nascendo l'interesse, no? Cioè si sta manifestando l'interesse per l'antico, ma non l'interesse per l'antico come poteva essere nei tempi passati, dove l'interesse per l'antico era un interesse puramente accademico, puramente culturale. L'interesse per l'antico che va a determinare il fatto di essere persone religiose, cioè va a determinare la collocazione religiosa delle persone all'interno della società in cui vive. Cioè non più l'antico come archeologia culturale, ma l'antico come necessità di analisi per comprendere quelle che sono le condizioni del presente. Pertanto, oggi come oggi, siamo arrivati al punto in cui pubblicare un libro sulla mitologia greca significa pubblicare un libro di religione. Cioè questo fino a 2 anni fa, dico 2 anni fa, non di più, era una cosa incomprensibile. Cioè affermare che un Walter Otto, un Cherenio, un Dumezil pubblicassero dei libri religiosi anziché dei libri di archeologia era una cosa che era inconcepibile. Oggi come oggi, chiunque scrive un libro sulla religione di Roma antica, sulla religione egiziana, sulla religione di Roma, in realtà sta pubblicando un libro religioso. Ed è un cambio di mentalità che sta suscitando le persone, un cambio di mentalità che è dato dal cambio della sensibilità delle persone rispetto alla vita. E non pensiate che questa trasmissione abbia avuto un ruolo marginale, ha avuto un ruolo centrale di questo. Io ho i dati sui miei siti, mi arrivano all'incirca in questi periodi, in questi mesi, sulle 300 pagine aperte al giorno. Dico 300 pagine aperte al giorno
quei dati che ho io, che sono parziali, dopo dovrei mettere insieme quelli di Francesco, dovrei mettere insieme dove non ho i dati, cioè tutto un insieme, che praticamente soltanto i siti pornografici arrivano così, e i miei non sono belli da vedere, i miei siti, sinceramente. Eppure il livello di interesse è talmente forte e talmente grosso che questi sono i flussi che arrivano. Dai, anche appunto l'evento stesso che Rai 3 cominci a non appositarla, perché ricordiamo che normalmente le trasmissioni più interessanti vengono accantonate a durate incredibili, e basta pensare comunque a aprire la porta che fa la recensione ottica, tematiche importanti, che spesso cita la casa di Trissi Moretti in Italia, che ha pubblicato dei testi di notevole spessore anche dal punto di vista della tematica pagana, è confinato alle 5 di mattina, alle 6, 6 di mattina. Il fatto è che poi comincia a piazzare già a un orario abbastanza alto, una trasmissione però. Il fatto che venga fatta una trasmissione del genere, che io ho visto gli spot pubblicitari e sembra che appunto si andranno ad affrontare anche le varie mitologie, i vari miti, anche perché appunto lo sento parlare che si parlerà anche di pan e di divinità, comincia a implicare una conoscenza, un qualcosa di consistente. E certo, noi non sapremo chi sono i consulenti di questa trasmissione, di come verrà fatto, quali saranno i riferimenti bibliografici, quando saranno appunto i testi utilizzati, come verranno presentati i miti. Però insomma, che la televisione una volta tanto tiri via un Padre Pio, un Don Bosco e altri stupidi santi che hanno fatto soltanto enormi danni alla cultura del nostro paese, è un evento significativo di un certo valore. Rappresenta almeno nell'annunciazione, cioè nel fatto che venga annunciato, che venga esposto, il cambiamento di una rotta culturale. Vi ricordo, fra parentesi, interrompendo Francesco, questa trasmissione sta andando in diretta in internet, oltretutto, cioè praticamente c'è un server che sta rilanciando questa trasmissione in internet, per cui chi si è collegato alla lista paganesimo e alle liste pagane ha il link per ascoltarsi questa trasmissione direttamente in internet. Scusa Francesco. Se no, hai fatto bene a ricordare appunto, che così sappiamo che ci sono anche ascoltatori appunto che non sono soltanto quelli che la radio copre nel vento, ma che appunto anche in giro per il mondo hanno la possibilità di ascoltare. Questo è anche un evento importante, logicamente. La diffusione del paganesimo, se voi pensate che nel 99 noi siamo sbarcati su internet e nel 99 parlare di paganesimo a livello italiano era già un'impresa. Io voglio ricordare appunto che sono anni che noi ci indirizziamo in questo senso, e logicamente la nostra finalità non è una finalità puramente intellettualistica, ma è una finalità esistenziale. Certo che i tempi che vengono in conto sono tempi di scontro, perché mi telefonava oggi un ascoltatore e mi diceva: beh, sai, sfruttando l'evento del maremoto già i politici parlano di far saltare il referendum sulla fecondazione assistita. Voi sapete benissimo che il referendum sulla fecondazione assistita è un evento importante, perché metterà in battaglia una visione monoteistica che impone sulle persone e una visione di libertà. Già molti sostenitori della campagna del referendum sull'approvazione della legge sulla fecondazione assistita parlano chiaramente che la legge è una visione ideologica cristiana che viene imposta agli altri, e questo appunto sarà un problema che gli altri avranno, perché noi sarà un evento, una possibilità di far comprendere che esistono delle visioni religiose che sono diverse ed antagoniste a quelle dell'imposizione sull'uomo di qualsiasi principio ideologico. Però i politici, tutti i politici, esiste appunto un fronte trasversale che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, che va a Pino Rauti e a Bertinotti, che un referendum in cui le persone devono dichiararsi in base a una visione di vita dà fastidio. Io invito tutti gli ascoltatori che hanno possibilità di far pressione, di farsi presente, di insistere perché si arrivi al referendum, perché il referendum sulla fecondazione assistita sicuramente manifesterà un qualcosa di importante, anche perché questi principi non potranno essere camuffati in nessun'altra maniera, ma dovranno essere i cristiani che lo diciamo, perché noi vogliamo imporre la volontà di Dio. Sì, collegato poi al discorso che sarebbe, appunto, affronteremo dopo, dello scandalo, chiamiamolo scandalo, delle cose scontate, sul fatto dei bambini ebrei battezzati in Francia, dei documenti ufficiali della Chiesa, dà già l'indice che esiste una continuità, che non esiste interruzione nel modo di farsi del cristianesimo, di ogni monoteismo, di imporsi sull'uomo. Ti ricordo che ho qui, se vuoi posso tirarla fuori, anche la lettera con cui Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono,
minacciava di scomunica chiunque denunciava i preti pederasti. Cioè, sì. Ce l'ho qua se vuoi. Sì, no, comunque io invece volevo passare su un altro piccolo vai. Argomento prima di riprendere, cioè, è abbastanza breve, ne ho fatto una pagina web, però credo che sia utile anche per i radioascoltatori. Io ho ricevuto un'email